Ed ora, prima di iniziare, lasciate che questa sera offra io, va bene? Oh, no, no, no. Caro, di qualcosa. Ma anche le doppie porzioni? Io scelgo i vini, magari. Ciao a tutti! Tata Francesca. Speravamo, cioè, pensavamo che non sarebbe venuta ormai. Errore. Io mi metto qui, mi fate un po' di posto? No, no, non tanto, visto che non occupo molto spazio. Sa, mi domando perché non l'abbiamo fatto prima, signorina Babcock. Ma anch'io me lo domando. Salute, Lalla. Oh. Ecco perché. Crostini all'aglio. Ah, sì. Magari un'altra volta che usciamo insieme andiamo al ristorante cinese qui all'angolo. Lì si mangia con una favola. Vedi tutti grassi. Oh, il formaggio sarà tutto ammucchiato sul fondo. Ebbene, vogliamo ordinare gli antipasti? Sì, ottima cosa, sì, super, benissimo. Ordiniamo. Oh, qualcuno deve essersi seduto sul mio menù. Dov'era? Dov'era? Eccolo. Francesca! Mi scusi, si è fatta male. No, 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 grazie, sto bene, non è niente, non è niente. Mi dispiace, le fratture le rimandiamo un'altra volta. Perché non fa sedere me, in fondo? Sì, va bene, grazie, grazie mille. Grazie, che cosa imbarazzante. Ora andrà meglio, vedrà. Ma certo che qui non cado. Oh, vediamo. Cena per due, Chateaubriand per due, è tutto per due. Ma cos'è, un ristorante o l'Arca di Noè? Oh, guarda quel ragazzo laggiù, non ti stacca mai gli occhi di dosso. Vedi, ti saluta, ti ha puntato. Sì, Lalla, lo so, ma non mi interessa. Perché gli uomini quando vedono una donna sola pensano subito, oh, poverina, tanto bisogno di un compagno. Eccolo qua che sta già arrivando. Mi scusi, ha una candela dietro di lei e i suoi capelli stanno bruciando. Basta, mi stai picchiando! Okay. Questo formaggio sa un po' di piedi. O è gorgonzola? Oh, chiaro. Sentivo il calore, ma credevo fosse la tua vicinanza, tesoro. Oh, che caro! Buon allenamento di resistenza in apnea. Io mangio.